credo che molti lo facciano. Ma il problema è che bisogna dire vaffanculo a un sistema che produce quelli lì. Allora, io volevo dire, fare due esempi, poi vi lascio a molte migliori, perché so che c'è la musica. Immaginate per un attimo se davvero passasse il referendum che cancella la Gasparri, se davvero le frequenze che oggi sono occupate da Rete4 perché trasmette in proroga, non avendo più la concessione, ma avendo un regime transitorio che non finisce mai, che gli hanno dato sia i governi di destra sia i governi di centro-sinistra, che è illegale secondo la Corte Europea di Giustizia. Immaginate se nasce una televisione diversa, si chiama Europa 7 perché ha vinto la concessione, ma potrebbe chiamarsi anche in un altro modo. Pensate se la RAI non fosse più occupata dai partiti, pensate se al posto dei politici che stanno nel consiglio d'amministrazione mettessero delle persone che capiscono di film, di commedia, di fiction, di informazione, di canzoni, di teatro, di musica, di cultura, cioè quelli che dovrebbero gestire un'azienda culturale televisiva. Pensate che rivoluzione! Se noi oggi abbiamo i più bravi artisti e i più bravi giornalisti che fanno fatica a lavorare in televisione oppure non ci lavorano, e abbiamo i peggiori che invece sono stanziali, verrebbe sbalzato tutto, ma non perché un politico dice che deve lavorare questo o quell'altro, ma perché il pubblico decide chi deve lavorare e chi non deve lavorare in un posto che è pagato dal pubblico. Il mercato, il famoso mercato, sarebbe una cosa rivoluzionaria, non la possiamo neanche immaginare, forse ce la possiamo fare raccontare dagli amici della BBC e delle altre televisioni pubbliche europee, dove pubblico non vuol dire dei partiti, perché vuol dire dei cittadini. Allora io vi, non so se vi ricordate la telefonata intercettata fra Sacca e Berlusconi. Sacca è l'individuo inqualificabile che è riuscito a cacciare dalla televisione pubblica Enzo Biagi. Non faccio gli altri nomi, Enzo Biagi l'ha cacciato lui, potrà raccontare ai suoi figli e ai suoi nipoti. Io sono quello che ha cacciato Enzo Biagi per ordine bulgaro del mio padrone. Bene, questa telefonata è indicativa perché ci dice chi è il responsabile di uno dei settori fondamentali della televisione, il luogo dove si fanno le fiction. Fiction non sono mica brutte se non le passa a capo. In quella telefonata ci sono delle cose inaudite, c'è Berlusconi che gli telefona perché deve piazzare delle ragazze. Le piazze Grai così le paghiamo noi, mica i scemo. Perché in media se ne paga lui. Bastardo, il telefono all'altro comincia a leccargli il culo. Cioè proprio gli dice ma lei è bravissimo, ma lei è meraviglioso, ma si sentiva il bisogno di lei, presidente. E l'altro sì, effettivamente mi scambiano per il Papa ogni tanto lui, ma fanno bene perché lei è meglio del Papa. E a un certo punto gli dice. È grande! Presidente, la mia non è piangeria, parlo sinceramente, dice piangeria, che è una parola che non esiste perché è una crasi tra piangere e piaggeria, vuol dire leccare il culo piangendo, per lubrificare l'organo. Questo è lì che cazzo gestisce la televisione, questo è lì che gestisce la televisione, perché ci vanno per meriti politici. Al tuo posto parlano di una fiction su Barbarossa, veramente le cose. Perché a lui è venuta in mente l'idea di fare una fiction su Barbarossa, che è un'idea che non verrebbe in mente nemmeno un cerebro leso, salvo che non glielo dica a Bossi che bisogna fare una fiction su Barbarossa, perché Bossi c'ha la pista del Barbarossa e lui deve mandare in onda una fiction su Barbarossa e non frega niente a nessuno. Quando hanno finito quelle su Padre Pio attaccano con quelle di Barbarossa. Questa è la RAI è piena di gente brava che non lavora. E poi magari uno vede in video quello che è successo l'altro giorno, c'era un giornalista che raccontava le primarie in America, diceva che Obama, furibondo per come era andata l'ultima primaria, si è presentato a un comizio scuro in volto. L'hanno detto seri, non era una battuta. Secondo Lisa Wright era pure incazzata nera magari, cioè è una cosa dell'altro mondo, questi fanno i telegiornali. Cioè c'è una dequalificazione professionale perché è ovvio che quando si entra per meriti politici non si entra per bravura. E quindi entrano anche quelli che dicono che Obama è scuro in volto, ma perché è arrabbiato. Oggi la radio della RAI, domani diranno che qui si è esultato sulla resistenza, esattamente come hanno detto che a Bologna si era esultato Marco Biagi. Sapete chi è che ha esultato sulla resistenza oggi? La radio della RAI ha invitato a commemorare il 25 aprile Giulio Andreotti.